Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, nuova spedizione Hachette che contiene tre numeri di Terminator. Allora, abbiamo i numeri, vediamo nell'ordine, 3. Abbiamo il numero, vediamo qui com'è dritto, 4. E questo è il numero 5. Quindi si procede alla costruzione del nostro T-800 e in questo video, visto che diciamo abbiamo aspettato un pochino, andremo a vedere sia l'analisi dei fascicoli che il montaggio. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere e iniziamo subito a lavorare. Allora, andiamo ad aprire il numero 3 e andiamo a vedere cosa c'è da fare in questo numero. Diciamo che questo, essendo un modello per me nuovo ancora, appena pochi numeri, quindi insomma non è ancora ben chiaro l'ordine di costruzione. Quindi andiamo a vedere, qui riceviamo i componenti del braccio destro e del primo dito, quindi con i pezzi ricevuti in questo numero potrai assemblare un nuovo elemento per il braccio destro dell'endoscheletro del tuo T-800, assemblare il primo dito articolato e utilizzare un kit di tester per i diodi per verificare il corretto funzionamento degli occhi. Perfetto, quindi mi sembra una fase ancora piuttosto iniziale. Andiamo a montare questa parte del braccio, poi abbiamo il vano batterie e un mini circuito per testare gli occhi e poi andiamo a costruire il primo dito. Quindi diciamo che le fasi di montaggio di questo numero 3 sono anche abbastanza consistenti. Procediamo aprendo il numero 4, dove riceviamo un bel po' di roba, devo dire. Sono veramente contento di questo montaggio. Ah, guardate qui che bellezza. Allora, componenti della parte superiore del braccio, quindi si inizia veramente a vedere qualcosa di grosso. Con i componenti ricevuti in questo numero insieme agli altri elementi del braccio destro già assemblati potrai costruire la parte superiore del braccio destro del tuo T-800. Allora, quindi sono diverse parti che vengono assemblate, diciamo, in maniera anche piuttosto semplice per arrivare a questo risultato qui. Poi si prosegue e, andando avanti, diciamo in questa fase del montaggio, mi sembra veramente piuttosto semplice, si arriva a questa fase completa con questa struttura. Andiamo ad aprire il numero 5, l'ultimo di questa spedizione, e vediamo se rimaniamo sempre su questo braccio. Allora, andiamo subito qui alle fasi di montaggio. Ah no, ci spostiamo. Componenti della mascella e del collo. Allora, in questo numero assemblerete l'importantissima mascella inferiore dell'endoscheletro del T-800 e il primo giunto sferico del corpo del nostro cyborg. Allora, verifichiamo bene i passaggi e qui fondamentalmente vediamo che si lavora in questa sezione. Quindi si vanno a montare le varie parti e vediamo un attimino. Ah, ok, quindi ci sono snodi vari, si arriva a questo punto qui e fondamentalmente la fase completa ci fa avere questa parte di sotto del nostro T-800. Quindi devo dire che è molto bello e non vedo l'ora, quindi ora, di andare a montare tutto quanto. Allora, andiamo ad aprire questo blister e recuperiamo i pezzi che ci servono questa volta. Allora, questi dovrebbero essere i pezzi del dito che vediamo dopo, e andiamo intanto a prendere queste parti. Allora, vedete che ci sono diversi pezzetti, qui c'è il circuito che useremo dopo e plastiche varie da buttare. Allora, intanto andiamo ad aprire la bustina con le viti, che in realtà è una da usare, e andiamo a cominciare questa parte. Allora, prendiamo il pezzo 3-1, il pezzo numero 3, diciamo, il primo pezzo, e all'interno ci poggiamo questo e ci inseriamo poi questo pezzo qui, che è il 3-3, diciamo il 3-3. All'interno poi ci andiamo a mettere una vite di queste e andiamo a stringere con il cacciavite. L'unica cosa è che ci serve un cacciavite molto profondo, quindi questo non va bene perché dobbiamo arrivare fino a giù. Quindi recuperiamone uno giusto e andiamo avanti. Ok, con questo
Va bene, quindi andiamo a stringere questo pezzo e diciamo che abbiamo completato rapidamente questa parte. Dopodiché andiamo ad aprire questo vano batterie che abbiamo ricevuto, che serve diciamo per il primo test, e andiamo ad aprire qui. Andiamo a togliere la prima vite per aprire il vano, così da poter ispezionare dentro e vedere che batterie servono. Allora, sono delle mini stilo, quindi io le vado a recuperare dal nostro carissimo Amazon, che manda batterie come se non ci fosse un domani, e andiamo a completare diciamo questa parte. Chiudiamo qui il vano batterie nella speranza che durino abbastanza e poi andiamo a richiudere, mettiamo questa vite, così diciamo siamo sicuri di non perderla, non che serva a qualcosa, ma insomma siamo più sicuri. Dopodiché prendiamo il nostro circuito fornito in questo numero e andiamo a collegare il connettore più grande qua. Ovviamente lo potete mettere solo nel verso giusto, perché chiaramente c'è un obbligo nella plastica. Dopodiché recuperiamo la nostra testa e colleghiamo i LED qui. Perfetto, quindi andiamo a prendere il primo, lo colleghiamo qui, anche in questo caso diciamo entra solo nel verso giusto, perché chiaramente non potrebbe essere altrimenti, e verifichiamo che il primo occhio funziona. Quindi andiamo a spegnere per evitare qualsiasi cortocircuito e andiamo a collegare anche il secondo occhio. Lo verifichiamo, così siamo sicuri che i LED siano ok. Vedete, anche questo funziona. Quindi completiamo questa fase e possiamo andare avanti con il resto. Procediamo con le parti del primo dito e come prima cosa diciamo andiamo a mettere questi pezzetti di plastica all'interno dei perni. Quindi dobbiamo fare questa operazione per 3 volte, facendo attenzione a non farceli scappare via, perché chiaramente questi, se li perdiamo, sono dolori, e li inseriamo così, spingendo bene e creando queste 3 strutture identiche che poi serviranno chiaramente per bloccare le varie articolazioni del dito. Allora, perfetto, abbiamo creato le prime 3. Dopodiché, in questo pezzo, che sarebbe il 3 numero 7, numero 7, diciamo, del fascicolo numero 3, ci andiamo a mettere dentro un po' di colla, oppure la mettiamo qui. Fondamentalmente è la stessa cosa, dobbiamo unire questa parte in questo modo e dobbiamo incollarla. Allora, ci suggeriscono di usare uno stuzzicadenti, che io vado a bagnare qui sul pennellino dell'attac e poi vado a mettere qui dentro. Vedete, lo vado a bagnare. Possiamo anche mettere la colla direttamente dentro il pezzo, però il problema è che dobbiamo essere particolarmente esperti, perché se l'attac esce fuori possiamo andare a bruciare, nel senso di rovinare la plastica, perché l'attac è una colla molto aggressiva che rovina di fatto queste parti. Quindi se non sapete dosarla bene, usate lo stuzzicadenti. Ok, a questo punto prendiamo il pezzo questo qui, che sarebbe il pezzo 3-8, che è stato unito con il 3-7, e ci inseriamo dentro il primo perno con la plastica sopra. Quindi lo inseriamo in questo modo, spingendolo dentro. È oggettivamente duro, ma diciamo che è normale che sia duro, perché altrimenti poi non ci sarebbe un'articolazione ferma. E quando l'abbiamo spinto dentro, ci andiamo a mettere sopra il pezzo 9, il pezzo 3-9. Dopodiché qui, in questo punto qua, ci dobbiamo mettere questo specie di chiodino che va a chiudere, ma ci viene detto di metterci un goccino di colla sopra. Ora qui, a maggior ragione, onde evitare di sporcare diciamo la parte
sbagliata, qui vi suggerisco caldamente di usare uno stuzzicadenti che andremo ad infilare solo all'interno qui del buchino. Vedete? Vado a mettere un po' di colla qui, dopodiché ci inserisco la chiusura. Verifichiamo se entra correttamente. Sì, perfetto. In questo modo siamo sicuri di mettere la colla solo nella parte interna e quindi di non andare a bloccare poi l'articolazione, perché se la colla bagna anche l'esterno è inutile dirvi che si blocca tutto. Perfetto, a questo punto dobbiamo ripetere la stessa cosa qui e poi ovviamente anche qui sull'ultimo. Quindi diciamo andiamo a inserire in questo caso il perno di gomma sulla parte più grande, quella più esterna, la andiamo a mettere qui. Possiamo anche spingere sul tavolo, ovviamente, ecco, in questo modo. Inseriamo lo snodo qui, in questo modo, e ripetiamo la parte della colla. Quindi ribagniamo uno stuzzicadenti quanto basta, anche perché poi vi ricordo che questi modelli non è che sono giocattoli, quindi insomma non saranno spostati più di tanto, quindi una volta che il dito viene posizionato come vi piace lo potete lasciare fermo e non si muove più, insomma. Quindi diciamo queste sono accortezze più che altro per una sicurezza estrema, ma non per altro. A questo punto andiamo a mettere l'altro perno di gomma qui, gomma più chiodino interno ovviamente, e lo andiamo ad infilare sperando che entri. È veramente duro, giustamente dico io, solo che per metterlo diciamo ci facciamo male alle dita. Vediamo se riesco a spingerlo qua in questo modo. Sì, sul tavolo ci si riesce meglio, e lo andiamo a spingere magari con un cacciavite, così evito veramente di bucarmi un dito. Perfetto, a questo punto, dopo aver inserito questa parte, ci andiamo a mettere la parte superiore del dito, l'ultima. Ok, eccoci qui, e andiamo a ripetere la stessa cosa. Quindi imbeviamo lo stuzzicadenti con l'attac, bagniamo il foro interno e andiamo a mettere la copertura finale. Adesso ve lo mostro poi. E vediamo che, essendo in scala 1 a 2, no? Come grandezza rispetto a un dito normale, direi che ci siamo. Ok, proseguiamo con il numero 4 e andiamo a prendere tutti i pezzi. Allora, qui sono decisamente di più e anche belli grossi, devo dire, quindi facciamo attenzione. E poi è tutto metallo, quindi siamo molto contenti. Allora, prendiamo queste parti in plastica, le buttiamo qui. Anche questo è metallo, invece questa è gomma e gomma. Facciamo attenzione a non perdere nulla. Ok, a questo punto andiamo a prima andiamo a prendere le viti, tiriamo fuori tutte le viti in modo tale da averle a disposizione e verifichiamo. Allora, innanzitutto ci fanno costruire un'altra struttura praticamente identica a quella che abbiamo fatto poco fa, e quindi la facciamo piuttosto rapidamente. Andiamo a prendere un vitone di quelli che abbiamo usato prima, ovvero è una 3x8 mm, e verifichiamo qui come entra. Diciamo che c'è veramente poco spazio, nel senso che non si vede bene dove va la vite, quindi dobbiamo andare un po' a fortuna. Vediamo se... Ok, no, non esce la vite qui, quindi dobbiamo in qualche modo agire in maniera diversa. Allora, mettiamo la vite prima sul cacciavite, sperando di riuscire a farla arrivare in fondo. Ok, quando esce così magari andiamo ad avvitare al contrario, quindi avvitiamo questo pezzo e poi stringiamo col cacciavite. Molto semplicemente si riesce a fare tutto. Ok, poi prendiamo questo pistone e ci mettiamo sopra qui la prima rondella di gomma, che andiamo ad avvitare con una vite di queste piccoline, che sono le 2x4 mm.
Allora, vediamo se riesco a metterla senza farla cadere. Vediamo, bisogna tutto sta a trovare la filettatura corretta. E mi sa che in realtà non entra, ma dobbiamo semplicemente avere pazienza e trovare il giusto verso. Allora, vediamo un pochino. Facciamo una cosa, provo ad avvitare senza la gomma sopra, eventualmente ci metto un po' d'olio, se non va è sicuramente un po' duro, voglio verificare. Allora, no, entra proprio in maniera dura, quindi onde evitare di romperla ci vado a mettere un goccetto di olio qua, perfetto così. Vediamo se adesso la vite entra, cerchiamo prima di avvitarla, così magari sistemiamo un po' la filettatura, dopodiché andiamo a togliere e rimettere. Ok, così ovviamente entra, quindi a questo punto posso sfilarla, rimettiamo la gomma e sopra ci mettiamo la vite. Purtroppo l'olio è fondamentale in questi casi, senza il quale diciamo rischiamo di fare danni alla struttura. Non mi sembra il caso, no? Insomma, visto che l'olio costa veramente pochissimo, conviene sempre usarlo. Dopodiché, una volta che abbiamo completato questa parte, prendiamo la parte di prima e ci infiliamo dentro questo pezzo, in modo tale da avere, diciamo, questo movimento. Ripetiamo la stessa cosa anche sull'altra parte, questo sul pezzo numero 6, e andiamo a mettere la vite qui, che va a stringere in posizione anche questa parte. Perfetto, a questo punto poi possiamo inserire questo pezzo all'interno della parte che abbiamo fatto prima, quindi lo inseriamo così, lo spingiamo dentro e abbiamo creato anche questo pistone. Poi si recupera questo blocco dai montaggi precedenti e andiamo a prendere questi pezzi di plastica che andiamo a poggiare semplicemente qui, perché in questo numero non vengono bloccati, quindi io vi consiglio magari di metterci un po' di nastro carta qui per non perderli, perché non so in quale numero saranno bloccati. Ok, allora arrivati a questo punto dobbiamo cominciare a costruire la sezione un pochino più complicata. Allora andiamo a recuperare questo pezzo e inseriamo nella parte sinistra una vite di quelle più lunghe, quelle da 2 centimetri. Per non farla uscire ci andiamo a mettere un po' di nastro carta qui, che poi toglieremo, e dall'altro lato andiamo a mettere una vite da 16 mm. Ok, la mettiamo così, giusto con un po' di scotch sotto per non farla uscire. Dopodiché andiamo a prendere il pistone che ha questo pezzo qui, questo, e lo andiamo ad inserire in questa posizione. Lo mettiamo così, mentre dall'altro lato ovviamente mettiamo quello che avanza. Quindi vedete, abbiamo sistemato in questo modo. Dopodiché recuperiamo questo pezzo e, come dicevo prima, di mettere il nastro carta qui onestamente in realtà non serve, perché lo andiamo a bloccare ora. Quindi diciamo dobbiamo inserirlo qui dentro e poi possiamo andare a chiudere. Quindi, premesso che adesso andiamo a verificare il corretto verso, e mi sembra che sia questo, nel senso con la parte più sporgente deve stare di sotto, andiamo a metterci sopra questa parte che va a chiudere, e quindi andremo poi ad avvitare qui e qui, e quest'altra sezione si inserisce qui sopra. Quindi vediamo come si chiude. Chiaramente poi andiamo a fare un po' di pressione minima e a questo punto possiamo girare, togliere le protezioni con lo scotch che avevamo messo, e a questo punto possiamo andare ad avvitare. Diciamo che iniziamo a stringere prima da una parte e poi dall'altra. Quando diciamo siamo sicuri di aver chiuso bene la struttura, andiamo a stringere in maniera definitiva. Ovviamente poi usate il cacciavite giusto in modo tale da non doverci tornare. Questa è una sezione fondamentale, uno snodo molto importante, quindi cerchiamo di farlo bene. Allora andiamo a stringere questa parte e così diciamo che abbiamo completato
questo numero. Apriamo il blister dell'ultimo numero di questa spedizione e andiamo a recuperare tutti i pezzi. Non sono tantissimi, ma comunque c'è da costruire. Quindi, allora, iniziamo aprendo le tipologie di viti, che sono due. Le apriamo qua. Io sapete che me le apro sempre prima perché devo essere pronto a trovarle quando mi servono. Quindi vado a svuotare, ok, qui le due tipologie di viti, dopodiché vado a prendere questi due pezzi che sono il pezzo numero 5 e numero 4 di questo numero. Allora li andiamo ad unire in questo modo e li andiamo ad avvitare con due delle viti argentate. Allora andiamo ad eseguire questo passaggio super semplice e assolutamente rapido da eseguire e andiamo a mettere queste viti qua. Andiamo a stringere, perfetto. Vedete come piano piano ci rendiamo conto della grandezza di questo modello, che essendo in scala 1 a 2 sarà anche difficilmente esponibile, ma il bello alla fine è anche questo. Proseguiamo, andiamo a prendere questo pezzo grande e ci mettiamo dentro la prima parte di plastica che va a fare un po' da guarnizione. Inseriamo il pezzo che abbiamo costruito poco fa in questo modo, poi lo copriamo con questo altro pezzo di gomma, dopodiché mettiamo questo pezzo sopra, ma siccome andiamo ad avvitare in una parte di metallo andiamo a mettere l'olio prima di chiudere in modo tale da non avere problemi mentre andiamo a sigillarlo. Allora poi poggiamo tutto così e andiamo a preparare le viti, che ovviamente sono quelle che sono rimaste, sono quelle nere. Quindi allora io vado a metterne una in posizione sul cacciavite e stringiamo il primo punto. Poi una volta che l'abbiamo appena inserita, diciamo appena appena, senza stringere troppo, andiamo a bloccare le altre in modo tale da trovare la corrispondenza su tutte e tre. Quando sono inserite tutte e tre possiamo stringere in maniera finale. Già possiamo stringere, diciamo, sulla terza vite, che una volta che entra in posizione chiaramente sarà quella giusta assolutamente. Quindi adesso, arrivato a questo punto, vado a stringere. Diciamo che in base a quanto noi stringiamo questo pezzo ci sarà una rigidità maggiore o minore dello snodo che abbiamo creato. Quindi qui questa, la durezza, diciamo, di questa parte è strettamente legata a quanto noi andiamo a stringere qui sotto. Io per adesso vado a stringere un bel po', perché chiaramente poi a me piacciono le cose che non sciacquano troppo, e anche stringendo parecchio si muove abbastanza liberamente. Quindi per adesso abbiamo completato tutto quanto. E quindi diciamo che siamo ben lontani dall'avere qualcosa di completo, ma c'è la consapevolezza che stiamo facendo qualcosa di estremamente bello ed estremamente complesso. Chiaramente, vabbè, questo pezzo della faccia l'avevamo già montato prima, ma abbiamo anche assemblato il primo dito, guardate che bello, e diciamo che non vedo l'ora di proseguire con il montaggio, nella speranza anche che a breve arrivino più numeri insieme. Quindi a questo punto, se avete avuto problemi durante le fasi di montaggio, scrivetelo nei commenti qui sotto, così io, come al solito, se posso vi aiuto. E a questo punto vi chiedo il solito pollice in su e mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale così da non perdere nessuna delle prossime fasi di montaggio del nostro T800. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!